Promuovere l'interesse e la partecipazione dei giovani ad attività culturali, artistiche e sociali sono questi alcuni degli obiettivi del progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Agropoli per la Cittadella dei Giovani. Oggi sono qui per presentare a voi tutti la Cittadella dei Giovani. La Cittadella dei Giovani è un servizio che nasce dalle politiche giovanili dell'amministrazione comunale. È un servizio che offre ai giovani momenti culturali, artistici, momenti di socializzazione, ricreativi e di formazione. La sede definitiva della Cittadella dei Giovani sarà sita al Palazzo Civico delle Arti e sarà una sede condivisa con il Forum dei Giovani, quindi due realtà che la cittadinanza agropolese dei giovani potrà godere a 360 gradi. Vi saranno momenti di socializzazione, di inclusione sociale, di condivisione. Saranno dei momenti in cui i giovani troveranno uno spazio nel quale crescere la loro formazione. I corsi che si terranno all'interno della Cittadella dei Giovani saranno proposti o dai giovani del territorio, o dagli operatori del terzo settore o dall'interno dell'amministrazione comunale, quindi politiche giovanili. Io auspico che tutti gli organismi di volontariato, i singoli cittadini, gli artisti, i docenti possano collaborare con noi per dare una svolta ai giovani del nostro territorio, per dare la possibilità di vivere un presidio dedicato integralmente a loro. Vorrei ringraziare infinitamente i volontari, quindi i docenti volontari, che sono Nico Caruccio, Piero Leccese ed Enrico Giuliano. Grazie. I giovani sono il futuro della nostra città. Noi cosa potevamo fare per loro? Abbiamo immaginato un luogo di incontro e l'abbiamo chiamato la Cittadella dei Giovani. Ecco, abbiamo cercato di dare degli inizi, delle località, dei riferimenti, dei modi di incontro, quindi incontrarsi per parlare di teatro, per parlare di cultura, per parlare di ballo, per parlare insomma, di quelle che possono essere le aspettative che ognuno ha e che in qualche modo può esprimere, e i modi di espressione più belli che ci sono. Questo è il progetto, questo abbiamo pensato. Ora è cominciato. Faremo più gli incontri, aspettiamo naturalmente di farlo crescere, perché ci aspettiamo anche i giovani stessi che in qualche modo ci sono le proposte nuove. Utilizzeremo tutti i posti che abbiamo, il Palazzo Civico delle Arti, appena possibile il teatro, i luoghi di incontro più comodi per cercare di stare insieme e lavorare, diciamo, tutti insieme per crescere insieme e per in qualche modo manifestare all'esterno le nostre idee, quello che abbiamo e quello che pensiamo di noi e per la nostra città e quello che vogliamo fare per essa. Quindi vi invitiamo veramente tutti quanti a partecipare, perché è un progetto che nasce ora, ma deve crescere e cresceremo, lo vogliamo crescere tutti quanti insieme. Vi aspetto e vi invito a attuare. Come Forum dei Giovani non siamo solo felici di questa nuova iniziativa, perché naturalmente siamo i primi a recepire queste iniziative direttamente rivolte ai giovani, ma siamo anche entusiasti perché, come detto anche dall'assessore, collaboreremo a stretto giro proprio con la Cittadella dei Giovani. Allora, qual è il miglior connubio tra la Cittadella dei Giovani e il Forum dei Giovani? Non soltanto per lavorare insieme, ma per costruire un percorso condiviso di crescita in iniziative che possono nascere e reggersi sulle idee dei ragazzi. Siamo davvero felici, ringraziamo l'amministrazione comunale per tutto il supporto che ci sta dando e che ci darà nel tempo, e naturalmente non soltanto invitiamo alla partecipazione a questo progetto, ma a tutti quelli che gli enti e le associazioni del nostro paese porteranno avanti, soprattutto noi giovani.